cose dell'altro mondo. C'è sta chi dice un cafone a trash, chi non lo sa, chi non lo conosce, chi dice pure chi è malamante, però soverano tutto quanto. Dici ne mamma mia sa via, torno cafone a safatia, e metto in suo televisore e mangiano nel carmelo e totore. Rispondo nonno e sta messo in un macchina, se è fatto loro sono proprio contento. Non mi ha depresso e mi metto in niente, carina ma fuoco per via sto fatale. Torno dottore sta buono in guardata, diciamo che il dottore ma che sta? Non c'è il lavoro ma che mi va a fare, va via il tuo capone a tirarmi a campare. Un successo si sa, ma è troppo poco per una qualità. È un fenomeno nazional popolare, sì, è facile di cui è bello a parlare. Ma mi fa tanta casina e bociare, ha detto il prete da sopra all'altare. E genuino il capone si sa, a me se è fornuto, chiamaci la guardà. Dei professori di grande cultura, filosofia e magistratura, sei cannadetta che grande figura, è meglio capone che falsa cultura. Voce sta solo schifezza, sono tutto copio, copia la mugezza, c'ha boffone su, le culo e zizza, ecco perciò che nessuno è qua rizza, tu copia a me, io copia a te, e saluto ma sto beffè. Italia, Italia, è tutta tu. Permesso? Avanti, avanti. Buonasera, dottore. Era. Dottore, c'è Andrimante, mi vuole descrivere un po' la pomata. La pomata quella rinfrescante? Beh, quella rinfrescante, per le bombe, per le bombe. Ecco qua, 250 euro. Non c'è capito. 250 euro. Uomina bella, hai detto? Per scrivere due righe, 250 euro. Amico, io per scrivere queste due righe ho dovuto studiare 30 anni. Vabbè, tu vieni a capo e merda, e ieri è che l'ero. Buongiorno capitano! Maresciallo, dite! Capitano, auguri prima di ogni cosa! Grazie! E dato che oggi è il vostro compleanno, capitano mio, mi sono permesso di portarvi un regalino. Di che si tratta? Un pensierino, so che voi siete un amatore della buona musica. Certo! E vi ho comprato un CD di Mario Da Vinci. Mario Da Vinci? E chi è? Oh, non conoscete Mario Da Vinci? Il papà di Sal Da Vinci! Sal Da Vinci? E chi è? Oh mamma mia, non conoscete Mario Da Vinci, non conoscete Sal Da Vinci! Capitano, ma siete italiani? Certo che sono italiano e conosco solo a Leonardo da Vinci. Oh, bene. E che canzone canta? Caro Sintonio, ci troviamo in un grande paese, Casa Moderna a Fraulo. Pensa, a Fraulo è il paese dove è nato il nostro presidente, Antonio Bassolini. Ciao Antonio, sul mio paesone. Sì, capite, ci troviamo qua perché abbiamo avuto una richiesta di una bimba che ci va a trovare, una bambina che non sta già bene e non ci può pensare che un cafone va a casa sua. Ma dopo quando vengono ti conto tutte cose vicino a te e tutti i compagni che stanno a casa, sì, capite, ne sento? Che c'è tu, che vuoi trovare? No, volevo sapere, mi fate buttare a stare sport, ma a che ci serve? Oh maronna, esce scritto pure per televisione, un cafone porta a sport. No, porta a porta, porta a sport, perché che c'è? Un cafone porta una sport d'allegria e si carrea una sport di malinconia. Ma dove è una gente? Ma ti faccio vedere questa bambina che sta già male, come non l'aveva piacere che bere un cafone vicino. Allora, caro Sintonio, tu dico a te, per ce lo dire a tutti quanti che ci stanno vedendo a questo momento, questo diciamo che è un momento di commozione, però bella, bella guerra. Pensate, questa piccola bimba che si chiama Flora, è vero? Si chiama Flora, è nata che non sta tanto bene, però si è cresciuta innanzi alla televisione con tutte le cose rugafone. Poi questa povera bimba è stata più sfortunata, è stata poco bene. Mi dice la mamma che è stata 12 giorni... Due o tre giorni è stata proprio in coma. E allora loro dentro all'ospedale si sentivano sempre in da stanzetta e cosa ruga fu. Poi fu una età di trasmissione, non so ciò che succedette. E allora la mamma, per fare sta buona, per fare pigliare,
mettevano sempre le canzoni rocafone e cose rocafone. Poi ci incontreremo una volta a Mergellina e mi diceva la mamma, signor, dicetelo voi, se no pare che dice tutte così, come fu? Ma ce ne ci incontrammo che era il mio compleanno, era il giorno del mio compleanno, festeggiava i 50 anni, sono vecchia. E comunque la sera finì con la passeggiata a Mergellina e incontrai Oscar Di Maio. E ci mi si era d'accordo che io avevo una bambina, sento quel problema che c'ha, che era proprio innamorata del caffone di Oscar. E gli disse se poteva, se festeggiava il suo compleanno, se poteva venire. Mi disse di sì. Quando allora lo chiamo. Poi passò un po' del tempo e la terapista della bambina mi invitò a casa sua per passare un paio di giorni con lei a Salerno. E finché un giorno la bambina si sentì male, la portai all'ospedale stessi di Salerno e lì mi disse che la bambina ormai stava in coma. Con la Croce Rossa, era di domenica pomeriggio, con la Croce Rossa la trasportai da Salerno a Napoli, a Policlinico Vecchio, dove sta Piazza Cavour Museo. E lì la bambina entrò in coma. Questo certo che stava con la macchinetta, insomma con i lavaggi, campava... Viveva così, non mangiava, non beveva. E di lì, giorno per giorno, essendo che lei gli piaceva tanto Oscar, e gli mise la televisione con la cosa che. Con la speranza di andare in onda. Infatti, quando andava in onda, lei non si muoveva, però. Comunque, per un paio di giorni è andata in onda, poi non lo fecero più. E lei l'aspettava, come quando cominciava così, insomma. Allora, quando poi fu un momento, la signora dice, per festeggiare dobbiamo fare una festa e deve venire il caffone, un caffone veretto. E siamo qua. Adesso dobbiamo fare ancora tante feste. Diamoci la cassetta, perché un caffone porta una sport l'allegria e se porta una sport e malinconia. Adesso malinconia non ce ne deve essere più, devono stare soltanto cose belle. E dobbiamo accontentare a questa bambina che essa si divertiva, piglia Flora, piglio sì, proprio. Che la posso metterci quello lo paro per sembra ciò che fu e dice che se le piaceva sai la canzone Cafo Banda i sono Masanil ricredo e adesso guarda sindo mo su decima insieme sindo mettela subito accontentiamo a Flora e tutti i bambini che vogliono sentire quella canzone. I bambini di tutto il mondo, venite con me, tenimmici pronto. Se i grandi vi fanno un dispetto e se vi picciano sopra culetta, se vi cacciano fuori dal letto e se vi mandano a scuola di fretta, se vi ripesano nello zainetto, sopra la schiena pure sul petto. Cari bambini di tutto il mondo, venite con me e venite pronto. Cafo Banda, io sono Masaniella di creatura. Se qui mi mano trattata va sicura, vado su con la capa faccio cura. Capo banda, mi sono masa nella ricchia luna. Se qui è mano trattata ve lo giuro, va faccio cura gli occhi scuri scuri. Se non vi regalano un motorino e non vi accattano un cagnolino, se non vi fanno fare a muina, dicitelo a me, da io rovina. A tutti i grandi che stanno in difetto, noi li pigliamo di faccia e di petto e ci diciamo con tutto rispetto che siamo noi il mondo perfetto. Cari bambini di tutto il mondo, venite con me e venite da pronto. Capo banda, io sono Masaniella e creatura. Se qui è maltrattata ve lo giuro, vado su con la capa faccio cura. Capo banda, mi sono Masaniella di creatura. Se mi è maltrattata ve lo giuro, la faccio pure luce scure scure. I figli sono cari, sono belli, sono dolci, pure se i poti ci mettono in croce, ma per fortuna di mamma e papà c'è sta stu cafone che sta sempre qua. È una missione popolaresca, voi è facile ma io ve li cresco, perciò vi prego non è luccato, sentite a me, non vi incazzate.
cari bambini di tutto il mondo, sentitemi a me e tenimmi pronto. Caso banda, dicendo ma sanella che creatura, si qui è malattrattata, ve lo giuro, vado con la testa in faccia al muro. Caso banda, dicendo ma sanella che creatura, si è malattrattata, ve lo giuro, ve faccio pure le luci scure scure. Non è luccata, non è maltrattata, che non sapete che guai che è passato. Corre mi abbraccia a tuo cafone e va buscato un pagliatone. Cafo banda, gli sono vasa niente le creature. Se qui mi è maltrattata va sicura, e spatto con la papa faccio pure. Cafo banda, gli sono vasa niente le creature. Se qui mi è maltrattata me lo giuro, la faccia pure in voce scura scura. Qua ci troviamo Rione Salicella, uno dei quartieri più popolari della Campania. E cogliamo l'occasione per dire a tutta la gente che ci sta sentendo in questo momento, quando andate a trovare un cafone per queste cose così, ma pure per cose qualera, chiamatemi sempre, perché il cafone viene sempre, perché un cafone viene da gente. Ma la signora Anna prima ci ha fatto una mezzata dell'orecchio, che il cafone ci piace, ma sempre lo stesso. Ma che ci c'è, signore? Quello sono repliche. Ma vi faceva vedere un po' di roba nuova, eh? Ma voi come vi piaceva votare la felicità, verità? Assai, mi piace anche vedere cose nuove e anche le repliche, mi piace lo stesso, mi piace tutto. Basta che aprite la fuori. Basta, vengo qua fuori, è contenta mia figlia, sono contenta e passiamo un po' di tempo alla televisione. Ci dimentichiamo un po' di problemi. Mamma mia, i brigati che fritta, hai visto che fritta in sta caserma? Sì, ma ti devi temprare, bisogna anche saper sopportare il freddo. Figuratevi che tanto del freddo, sono tornato a casa e ho trovato a mia moglie sotto zero. Via da te, il laggio tua sotto a uva. Egregio dottore! Caro signor Sepe, che piacere vederla dopo tanto tempo! Piacere mio, dottore! Signor Sepe, ma spiegatemi una cosa. È da tempo che non la si vede in televisione. Ma come mai? No, mo sono registrate delle cose con Cafone. Ah. La cosa che poi vedrete quest'inverno. È finita la vostra carriera, allora. Che avete fatto, dottore? No, vi volevo dire, dottore, io sono qui per un motivo molto. Voi mi dovete aiutare, dottore. Dico. Voi mi dovete aiutare a fare un film. E che faccio, il produttore io? No, ci azzecca. Io in questo film devo andare sul cammello. Oh. Mi hanno detto, nel deserto sul cammello. Complimenti. E tengo un problema, ha detto, il cammello lo so per stufarlo, avete informato. Dovete un po' dimagrire, dovete un po' dimagrire. Allora loro che hanno fatto, dottore? Hanno piato e mi hanno mandato a fotografare il cammello. Ah, che bella cosa! Qui siete il protagonista, papà, ma non proprio la fotografia del cammello. Sì, io già ti vado per almeno 40 kg. Ah, e voi per perdere 40 kg tutto insieme faccio tagliare una coscia. Ah, no. Scusate, ma perché vi hanno mandato la fotografia del cammello? Ma io ho fatto l'una chissà, tutto. E che io ci ha mandato la fotografia a me. Ha detto, ma facete il gelo per io cammello. A così io rimisi il cammello ci conviene. Efficienza amabile! Che bella cosa, che bella. Ti presenti il mio salvatore, colui che mi ha salvato. Io stavo cadendo a terra e lui mi ha preso. Prego, salvatore, prego. Lui ti ha preso a voi. Ma posso dire così? Quando lo vedi che cade, non lo prendono fuori, se quello sciolette ti va addosso, facciamo l'hamburger e guappi, capito? Esci una pulpetta. Quello ti scamazza e andare. Questo c'ha una forza erculea. Per te? Una forza erculea. Ti una forza al culo tu? Come te la forza al culo? Erculea! Ercole! Ah, Ercole! È un ercolino! Ercolino sempre in piedi! Bella, bella! Invece cantateci una bella canzone! Invece prima di cantare la canzone, dici io devo fare una promessa pure voi che. Non lo tocco, non lo tocco, non lo tocco. Tanto quelle sono impressioni! Non vuole! Chi si spara? Non si ammette, non deve. Come si deve fare? Invece dicitemi una cosa a me, quest'anno quando andiamo a facere. Buttare da fuori in dei paesi, in dei cose, voi volete venire? Io ci vengo senza. Stavo pure essere, quando qualcuno non ci volesse fare, chissà, fa una decina di morte e ci ne ha. Ma voi è indispensabile a me per le mie tour.
per le mie tour. Il posto nella macchina non lo teniamo, però come ti mi dà caiolo, che riportiamo sempre un canale. Allora ti sei arruolato un canale, ci ho portato. Lo porti sempre in braccio a me. Sempre in braccio a me. Braccio a me. Basta. Cantate, signor Napolo, cantate. Preghe. Innamoratella mia, innamoratella, se è vero non ti fire ci vuoi aspettare. Io sono marinara, poveriella, ma tengo tutto pronto per sposare. E pronta a casa, una baracca e marinara, una lampara a prore. La vede sposa, una rezza pescatore, da sud-est delle mare. Lo sposa inizia a fascia variare, sotto la finestra c'è la prima amore. Con pietà tenga quando le fusilla, a te serata dalla tua mattina. E poi champagne ci sta l'acquemare. E poi champagne ci sta l'acquemare. Signor Rappi, allora tutto a posto, è arrivato un sacco di telecapacca, si chiede vogliono trovare, dove dovrei fare il panza credo. Per mi fare vedere come ieri vi rispetto, non posso permettere che un personaggio come buio cammina con la borsa in mano, con la valigia in mano. Voi veniate, voi porti io segretario. Che ne? Che ne fai? Io guarda porco. Ma sanno la mano. Vieni qua, segretario, vieni questo qua. Questo è pericoloso. Questo è pericoloso, vieni qua. Ti porto ieri, accompagniamo il signor Nappi. Bravo, portatemi la valigia. Portatemi la valigia. Salute, salute, salute. Voglio, ma è una cosa incredibile. Nimmo si mamma c'ha quanti anni? Saranno 20, 30 anni. Io, tu, Isso e Tommaso. Ma lo sapete che ho incontrato Tommaso e mi sa chi ma ho da faccia, non mi parlo. Dove? Ma che sarà successo? Io non ho proprio idea. Che poi... Oh, quello qui sta venendo. Tommaso? Sta là. Oscar, stiamo parlando poco. Beh, tu mi parli sempre tutto amici. Stanotte ero muto insieme a mia moglie. Ma tu, ma quando mai? Tu stanotte ero muto insieme a mia moglie. Tommaso, lo giuro che no. Tu stanotte ero muto insieme a mia moglie. Tommaso, lo giuro. Mogliere, non mi ha fatto chiudere le occhi neanche un minuto. Prima lei pure che se non la sa. Prima, qual è il colmo per un killer? Un killer? Non la sai. Poi non sai niente, il colmo per un killer è mettere la benzina senza più. Non ma che sei scemo? Sì. Grazie, che scemo. Volete che curiate che la sai tu? Ma voglio vedere, Allora, e visto me la socca le fai capriolo? No. E ma che bella casa, mette lo sgambetto a mamma, da va? Che mi piace tanto e scendere con quale papagna, ma mi esavi mi ferma tanta gente e spessamente sto in difficoltà. A dove sto capone se fa folle, ma vuole bene a gente sta città. Però uomo un pezzo se fa palla, perché per forza vuole carezza e non mi posso mettere a lucca. Mogliere mi è gelosa tanto tanto, ma m'hanno calabria se mi evita. Casa fa furna a me mia sa sta gente, una donna troppo giovane d'età. La dica gioia mia tu mi perdona, si sono bellito che ci posso fare. La gente tocca sempre un cane mia e la signora a me mi può toccare. Io non mi posso mettere al tuo. Ma leva da nanzuga, ma leva da nanzuga, ma leva da nanzuga, ne casino de bambuzzaca. Ma leva da nanzuga, ma leva da nanzuga, ma leva da nanzuga, cospitalo per fai parlare. Ma leva da nanzuga, ma leva da nanzuga, ma leva da nanzuga.
beve danno un zucane, casino de pamuzzica. Nell'evita un'anduca, nell'evita un'anduca, fu una postita, ma fai mandare. Pagliarulo, sto impazzendo per misurare questa scopa, perché io vi ho detto che questa scopa deve essere una misura particolare, sennò non potete pulizzare nelle brandine, non potete pulizzare nelle camerate che sono misure particolari. Intanto sono a San Martino e Sette, un metro, metto la coppa e non appoggio, o metto la terra e non appoggio, non sono capace di sapere l'altezza di questa scopa, non riesco a sapere l'altezza di questa scopa, mi volete aiutare voi che siete bravo? Voglio venire. Ma è proprio per dire in dare un bicchiere d'acqua, ma che ci vuole? Questa è la scopa, questa è il mezzo, una e 35 giusto di lunghezza, e ci voglio sempre per risolvere i problemi. Guardate, ci voglio per risolvere i problemi, voglio sapere l'altezza e su strunzo per dire la lunghezza. Ma chi sta scemo era allora? Dottor, sì. Dottor, io vengo qua da tanti anni e sono cliente. Mi parlo con voi come parlasse con un prete, dottor. Ma il medico è come un prete. Non mi tengo un problema questo, però mi metti scorni parlando. Ma avvicinatevi, non vi preoccupate. Posso venire avvicinato? Certamente. Dottor, dottor, voi mi sapete da tanti anni, io sono super totale. Lo so. E tengo il suo problema per il femmine, dottor, ma come già fai? Io vado con una femmina, le femmine, tre femmine, quattro femmine, non mi manca mai, non mi abbatta mai. Più vado che femmine, più ci vuole sì, dottor, sto sempre in una maniera, capito? Ma bene? Dottor, ma questo fatto, che mi puoi dire? E come posso fare? Vitto, alloggio e 1000 euro al mese. Ma vero? Pensiero della notte, cultura popolare rocafora. Questo è un richiamo che vorrebbe fare a tutti quegli uomini che si hanno fatto grandi, quelle donne che si hanno fatto grandi e dispongono malamente i mamme e i padri. Ragazzi miei, tenete a mente che una mamma è buona per 100 figli. 100 figli non sono buone per una mamma, eh? Facite l'uomo e gli andate a correre. Sabato bene. Tocchine riempate! Ma chi? Se non rubate la macchina! Ma chi? A c'è i carcerati! Ma chi? Se state un po' depressi davanti alla TV, perché qualche programma davvero non va giù, non vi avvenite troppo, non vi angosciate più, stasera mo vecchia a vi tirare su. Io facimo senza avanzare, o facimo per spassare, o attacca, o attalà, la rasata va vita fa, di da nonna e di do nonna, di da giovane a guaglione, la vivire in due canzoni certamente vai da fa. Agiamo all'acqua, luce e gas, o vecchia, meno brutto sta da film, o vecchia, c'è a borsi da nonna. State chi ne guai e non ci facete più, se la vita è diventata soltanto schiavitù, se ormai assai lontana la vostra gioventù, venite appresso a me e non ci pensate più. Io facimo senza pensare, o facimo per spazzare, o attacca, o attalà, la rasata va vita fa, di da notte di tuo nonno, di da giovani a guaglione, la bevini in tuo cazzone certamente vai da fa. Se Pilato cess! Bobbe chi? Mugliere, mamma che corna! Bobbe chi? Che fai pure tu? Ehi, Bobbe chi?